Una storia semplice di Ela Pasternak. Caro Mariam, sono seduta accanto alla finestra della cucina con il bicchiere di tè fumante e ti guardo lavorare in giardino. Lo strudel è in forno e mi godo questi ultimi momenti di tranquillità prima che la truppa di nipoti torni dalla spiaggia per la cena di Shabbat. Ti scrivo anche se sei qui accanto a me. Ti scrivo perché le lettere sopravvivono al tempo e aiutano la mia memoria, ogni giorno più fragile. Oggi ho sfogliato il vecchio album di famiglia e mi sono passati davanti i nostri 60 anni insieme, noi due felici sullo slittino a Wroclaw ai tempi dell'università. Il matrimonio, le nostre famiglie, l'addio alla Polonia e il viaggio pieno di incognite in Israele con una bimba appena nata. Ad attenderci, qui c'era solo una misera casupola con la terra battuta per pavimento e ci siamo dovuti adattare. Oggi guardo soddisfatta la nostra bella casa, l'ospedale in cui ho lavorato tanti anni come biologa, la scuola delle nostre figlie e il primo grattacielo in centro a Tel Aviv, in cui tu hai passato tante ore lavorando come ingegnere. È stata una vita bella e intensa. Nell'album ho rivisto te, bambino, nel 1938, seduto al grande tavolo nella casetta di Dublin, insieme a mamma Elisa, papà Leon e i nonni Nathan e Sara, che tu adoravi. Ancora oggi, quando ti vedo staccare di nascosto e con l'aria birichina il bacio della pagnotta, mi viene da sorridere nel pensare a quel nonno speciale che ti viziava con il pane caldo e croccante della sua panetteria. Eri un monello e nella scuoletta ebraica ti divertivi a correre dietro alle galline della moglie del rabbino e a pizzicare la barba folta del maestro quando si addormentava accanto alla stufa. La mia infanzia è stata diversa perché noi eravamo davvero poveri, anche se non mi è mai mancato nulla. Mio papà, Moish, era rimasto orfano a soli 10 anni e aveva dovuto imparare a cavarsela da solo e in fretta. Moish, calzolaio e convinto comunista, a 20 anni ha conosciuto Malka Rosa, la mia mamma, una bella ragazza minuta e silenziosa che lavorava come sarta e ricamatrice. L'anno 1939 ha cambiato radicalmente la vita degli ebrei. Io ero una bambina di 4 anni, con i capelli biondi e gli occhi azzurro fiordaliso e sentivo dentro di me la grande angoscia della mamma, mentre tu eri un bimbo di 6 anni che stava per finire nelle mani dei nazisti. La mamma, la nonna e io siamo fuggite a piedi per raggiungere papà, che da oltre un mese scavava trincee per l'esercito polacco sul confine con l'Unione Sovietica. Quando abbiamo raggiunto il confine, hanno bloccato i treni stipati di migliaia di ebrei. E siamo rimasti fermi per ore sulle rotaie. Un giovane ha tentato la fuga ed è stato sbranato vivo dai cani delle SS sotto i miei occhi. Anche la nonna è sparita e ancora oggi non sappiamo quale sia stata la sua fine. Nei giorni successivi, la mamma e io siamo riusciti a trovare papà e tutti insieme siamo stati trasportati a Krasnojarsk, in Siberia. Vivevamo in un caseggio del Kolkhoz, in una stanzetta con i letti di ferro e i materassi di paglia e usavamo una cucina in comune con gli altri profughi. Papà lavorava nel campo delle costruzioni e la mamma nella cucina della cooperativa, mentre io andavo all'asilo e imparavo il russo. Quando i nazisti hanno invaso l'Unione Sovietica nel giugno del 1941,
Siamo fuggiti a piedi e abbiamo camminato per 350 chilometri in direzione di Mosca, attraverso boschi e strade in fiamme e sotto i bombardamenti dei tedeschi. Avevo solo 6 anni e ho visto cose orribili. Finalmente siamo arrivati a Mosca, ma di lì ci hanno mandati nella Repubblica dei Ciuvasci, a 200 km da Stalingrado. Ci hanno sistemati in un'enorme fattoria autogestita. Stavamo in un tugurio di argilla, senza acqua corrente, con una stufa enorme e ricoperta di piastrelle, su cui la sera ci coricavamo tutti insieme per dormire. Io andavo a scuola e ancora oggi ringrazio i russi perché mi hanno permesso di studiare. Posso vantarmi un po'? Ero sempre la prima della classe. La tua sorte, caro Marian, è stata ben diversa. Quando i tedeschi sono arrivati a Dublin, siete stati trasferiti nella zona esterna della città, vicino all'aeroporto militare, dove avevano creato un ghetto chiuso da un recinto. Stavi fermo tutto il giorno, seduto sopra le poche patate portate di nascosto da tuo padre, e quando gli uomini tornavano dal lavoro, le tagliavi a rondelle sottile e le facevi abbrustolire nella stufa. Ti chiamavano dottor Patata. Oggi sorrido, ma per quanti anni ti sei svegliato di notte, madido di sudore per i terribili sogni che ti tormentavano? Eppure, il peggio doveva ancora venire. Nell'estate del 1943, con le grandi offensive da parte dell'Armata Rossa, vi hanno portati al campo di concentramento della santa città di Częstochowa. Anche lì non ti sei perso d'animo, nonostante dormissi su quelle strutture di legno grezzo a più piani, che non possiamo certo chiamare letti, e la notte fossi in balia di freddo, sporcizia e topi. Di giorno lavoravi in fabbrica con la mamma, raccoglievi le pallottole che sbalzavano dal nastro della macchina e ci giocavi come fossero state biglie. Fu il capò a farti passare la voglia di giocare, a forza di botte. Mentre ero in Russia e andavo a scuola, tu sei stato deportato con papà in un campo di concentramento. Accanto alla porta, ogni giorno vedevi i morti della notte accumulati all'entrata. Sei cresciuto in fretta e nella vita hai sempre dimostrato grande coraggio ed empatia con chi soffre. Quando gli americani hanno cominciato a bombardare la zona di Weimar, i tedeschi vi hanno radunati tutti, ordinati in file e vi hanno costretti a marciare. Solo anni dopo abbiamo letto nei libri il nome di quelle operazioni terribili, le Marce della Morte. Molti erano stremati e cadevano lungo la via, proprio quando la libertà era ormai a portata di mano. Dopo circa 10 chilometri, i soldati e i guardiani vi hanno abbandonati, la Germania era sconfitta, ormai la guerra era finita e il campo era libero. Tuo padre, come altri sopravvissuti, aveva capito che bisognava tornare lì per aspettare gli alleati e avere almeno un tetto sulla testa. E così avete fatto. Gli americani erano attenti, vi cucinavano solo del semolino per aiutare lo stomaco a riabituarsi al cibo. Ma tu hai continuato la tua attività di ladruncolo e ogni volta che ti era possibile rubavi del cioccolato. Dopo la liberazione sei diventato il cicerone di Buchenwald. Non so come facessi, ma accompagnavi le autorità e gli americani a vedere ogni angolo del campo. Le latrine, le baracche, degli esperimenti medici e perfino il crematorio,
come se quell'orrore non ti facesse alcun male. In realtà non era affatto così, ma volevi tornare il prima possibile alla tua vita di ragazzino, con i tuoi genitori, in una vera casa, per giocare con gli amici e andare a scuola. Tuo padre era felice e fiducioso perché qualcuno gli aveva detto che sua moglie era viva e lo aspettava non lontano da lì, nel campo femminile. Allora, come si racconta in famiglia, ha compiuto un'altra sua spavalderia e prima di lasciare per sempre il campo è entrato in uno dei magazzini e ha rubato una pelliccia per lei. La guerra era finita, era tempo di tornare a casa, di riprendersi in mano la vita e di provare a sanare la ferita in un modo o nell'altro. Quando ti ho visto per la prima volta nei corridoi del liceo, ho pensato che fossi davvero un tipo da conoscere, bello, sorridente e sicuramente poco studioso, ma assai intraprendente. Continuavo a essere innamorata dello studio e solo quando ci siamo trasferiti a Wroclaw per seguire i corsi in università, mi sono innamorata di te. Ed ora eccoci qui a ripercorrere 60 anni di vita insieme. Una vita simile a quella dei nostri amici ebrei polacchi, Janek e Ida, Katriel e Zipora, Zenek e Danza. Caro Mariam, la mia lettera di oggi si conclude qui, perché devo togliere lo strudel dal forno e apparecchiare la tavola per cena. Ti scriverò ancora, forse domani, forse tra una settimana. Ti scriverò ogni volta che i ricordi cominceranno a sbiadire e dal tuo sguardo capirò che hai letto e che insieme a me conservi e proteggi la memoria della nostra vita. Ricordare le vittime di quegli anni lontani può sembrare una cosa che non vi tocca direttamente. Forse nemmeno i vostri nonni ne sono stati testimoni. In realtà non è così. La giornata della memoria non serve solo a commemorare quei milioni di persone uccise crudelmente e senza nessuna pietà ormai quasi 80 anni fa. Serve a ricordare che ogni giorno esistono tante piccole discriminazioni verso chi ci sembra diverso da noi. Spesso noi stessi ne siamo gli autori senza rendercene conto. La giornata della memoria ci ricorda che verso questo verse la giornata della memoria ci ricorda che verso queste discriminazioni non alziamo abbastanza la voce e che spesso, per comodità e opportunismo, ci nascondiamo in quella che gli storici chiamano la zona grigia. Si tratta di una zona della mente e del nostro comportamento a metà tra il bianco e il nero, tra l'innocenza e la colpevolezza. In questa zona, ad avere la meglio alla fine, è l'indifferenza, per chi viene isolato e non accettato. Per evitare che una tragedia come quella dell'Olocausto si ripeta, occorre ricordare e soprattutto capire. Ricordiamo, mi raccomando, non dimentichiamo tutte queste vittime della Shoah. A presto.